territorio. Quale binomio? Che senso ha parlare di poesia e territorio insieme? Allora, innanzitutto, volevo partire da questo concetto. La poesia è uno strumento. Poesia come strumento, e qua il riferimento, ogni tanto comparirò con dei libri perché sono stati utili e mi hanno davvero guidato. Tuttora io li uso, mi aiutano a ripensare come lavorare meglio con i bambini. Questo è Ma dove sono le parole? Dice Andrea Livia Candiani e Cirolla. Non è un libro metodologico sulla poesia, però lei presenta delle poesie scritte da alunni delle periferie milanesi, periferie difficili. Lei è poetessa e ha costruito dei percorsi anche per la scuola primaria. Non vi indicherà esattamente che percorso costruire, ma vi dà esattamente la filosofia e alcune soluzioni per davvero capire cosa significa fare poesia. Almeno a me ha aiutato. Se io ho chiaro i cardini e i riferimenti, poi mi viene facile riuscire ad approntare delle soluzioni per i miei alunni, anche quelli che ho oggi. Quindi la domanda che Cirolla le pone nel dialogo è questa: qual è la tua intenzione quando affronti un seminario di poesia o quando, come in questo caso, decidi di parlare a un pubblico della tua attività educativa? Non ho nessuna pretesa che qualcuno leggendo questo testo, partecipando a un seminario di poesia, possa diventare un poeta, ma ho l'intenzione di regalare strumenti. Strumenti che non ci abbandonino quando la vita è dura e non sappiamo come o a chi dirlo. Strumenti che non ci lasciano soli quando la gioia ci sommerge e vorremmo lasciare tracce. Dire a qualcuno che si può essere felici. Strumenti per conoscere noi stessi quando ci siamo persi, per tenerci stretti quando ci sentiamo abbandonati, per innamorarci di quello sconosciuto che ci sta accanto, che siamo noi. Strumenti come il martello, i chiodi, la colla, il coltello, la garza, i cerotti, il pennarello, il pennello, uno strumento musicale, una stretta di mano, un pugno, un urlo, un abbraccio, una carezza. Strumenti come la vita quotidiana, che è tutta uno strumento per imparare a vivere e morire, e non solo a sopravvivere e tirare a campare. Strumenti che tagliano, che tengono insieme, che rompono, che aggiustano, che curano, che alleviano, che fanno sprofondare, che fanno volare, che fanno risvegliare, sognare, aggiungere, mettere a nudo, velare. Quindi poesia come strumento, come una risorsa per affrontare la quotidianità, lo diceva anche il prof all'inizio. Sì, se, qua, nel percorso che ho realizzato, i bambini molto più di quanto poi apparentemente sembrerebbe mi hanno proprio fatto capire che la poesia è uno strumento per dialogare con la quotidianità e poi vi farò vedere anche come hanno fatto nelle loro soluzioni di nascosto all'insegnante. Oggi più che mai parlare di poesia come strumento è fondamentale perché stiamo vivendo una situazione di vulnerabilità, l'abbiamo vissuta noi, l'hanno vissuta i bambini. Nelle indicazioni nazionali 2018 c'era già un riferimento, potremmo dire antesignano, in tempi non sospetti, del fatto che il contesto globale ci sottopone a nuove situazioni di vulnerabilità. È compito degli insegnanti trovare delle strategie per accogliere tutti, nonostante la vulnerabilità e le difficoltà, e purtroppo questa vulnerabilità si è resa concreta, ecco. Forse abbiamo davvero bisogno di questo tipo di strumenti. Strumenti che ci ricordano che ci possiamo meravigliare, che c'è la bellezza e la bellezza c'è comunque, nonostante le difficoltà. Non, tra l'altro, non a caso, una delle liriche più famose di Antonia Pozzi è Bellezza, dove lei regala parte del suo territorio, regala le montagne. Insomma, la bellezza è una cosa che noi vediamo nel paesaggio, è una cosa che noi viviamo nella poesia. E la bellezza ci ricorda che siamo figli di principi, lo diceva anche Bene Ersilia Zamponi con i suoi giochi di parole, che diceva che al di là dell'aspetto didattico, alcune attività hanno senso perché sono belle e ci rendono felici. Non c'è nessun altro scopo se non quello, e quello comunque ci fa sentire figli di principi, che ci meritiamo il meglio nonostante tutto. I nostri bambini penso che davvero meritino il meglio al di là di quelli che sono gli obiettivi che indichiamo nel PAI, nel PEI, nel PIA, eccetera, eccetera. Ecco. La poesia, così come i luoghi, suscitano in noi meraviglia e bellezza, ma per sperimentare questa meraviglia e bellezza in qualche modo dobbiamo metterci in comunicazione. Quindi c'è una dimensione di relazione. Se io non guardo, non mi metto in una posizione di ascolto, di certo la meraviglia e la bellezza non le posso percepire. E questo è un punto cardine. Poi lo vedrete anche i bambini, alla fine raccontano proprio che hanno imparato ad ascoltare, come, grazie alla poesia. È un aspetto curioso, ecco. Aspettate, ecco. La poesia però è anche esercizio di essenzialità e misura, cioè capire cosa è importante e cosa non lo è. E proprio grazie a questa essenzialità, al cancellare le parole che non servono, qua lo vedete nel sottotitolo del libro di Friot, 10 lezioni sulla poesia, l'amore e la vita, cancellate le parole che non servono, ci ricordano l'importanza di trovare le
ciò che è davvero importante. E noi adesso, nonostante le difficoltà, abbiamo, è vero, vissuto un momento in cui abbiamo dovuto fare esercizio di essenzialità con i nostri bambini, però mi sembra di dire che in televisione, eccetera, siamo stati comunque sommersi dal linguaggio, la sovrabbondanza delle parole. E forse quello che dobbiamo conquistarci adesso più che mai è proprio tornare anche all'essenzialità delle parole. E questa essenzialità ci garantisce la dimensione dell'intimità. Ci sono dei luoghi con cui noi abbiamo un dialogo intimo, ci sono parole che sono espressione di intimità, ci sono parole che creano degli spazi di intimità e degli spazi di incontro. La poesia è dovunque, basta saper guardare. Questo significa che bisogna metterci in una condizione di ascolto e di relazione. Ci sono autori, per esempio, questo libro me l'ha regalato Milena, che si intitola La poesia salva la vita, che ci ricorda che a volte la poesia viene un po' percepita come il teatro operistico. Tra l'altro io sono un'appassionata di opera. E ci dice che quando uno va all'opera di solito è un po' preoccupato perché deve comprarsi il vestito da sera e non sempre se lo può permettere. Però la poesia è in jeans, può essere dappertutto. Addirittura Donatella Bisutti si spinge oltre e dice la poesia si può fare anche con un secchio vuoto. Quindi si tratta di saper guardare e di guardare bene. E infine la parola poetica non è solo qualcosa che si può guardare, che nasce attraverso uno sguardo, ma è anche una parola che evoca una percezione sensoriale. E la stessa Donatella Bisutti nel libro che vi ho mostrato poco fa, ricorda proprio questo aspetto, cioè il fatto che i bambini possono approcciarsi alla poesia perché come poeti hanno un rapporto anche sensoriale, diretto con il territorio e ciò che li circonda. Perché oggi far presentarvi questo progetto? Io me lo sono chiesto, cioè voi siete qua, immagino, anche per cogliere delle soluzioni, delle idee per il presente. E questo presente è un presente in cui noi non sappiamo esattamente che traiettoria prenderemo. È un presente in cui si parla di scuola diffusa, una scuola che chiaramente dovrà trovare una forma di dialogo con il territorio. È un presente in cui dovremo imparare a prenderci cura, lo diceva anche il prof con le bellissime parole lusinghiere, insomma, all'inizio di questa presentazione, in cui lui diceva che i bambini avevano imparato a prendersi cura delle parole. Noi dobbiamo aiutarli a prendersi cura in questo momento difficile, ci dobbiamo tutti prendere cura l'un l'altro, e poi adesso che si parla di distanziamento sociale, eccetera, anche nella scuola. Però alla fine l'essenziale è che i bambini comunque si sentano oggetto di cure e che riescano a trovare una dialettica anche con i loro compagni, una dialettica di cura, che non si perda questo aspetto, che la scuola non diventi sorveglianza, ma che la scuola resti un presidio di cura. E perché questo sia possibile, bisogna trovare anche delle soluzioni, delle strategie, degli strumenti di autoespressione per prenderci cura di noi stessi. C'è una bambina che adesso non è presente in questa presentazione, però lei scrisse che un giorno si annoiava e quindi ha scritto una poesia. Cioè, lei si è presa cura di se stessa scrivendo una poesia. È uno strumento, se noi non glielo insegniamo, di certo non lo potranno utilizzare. Si può vivere a meno, si può fare a meno della poesia. Però chiaramente se si ha un linguaggio in più, si hanno delle risorse in più. Aspettate che qua devo chiudere. Queste risorse in più sono fondamentali per riuscire a riconnetterci e a risignificare l'esperienza che Lerani sottolinea essere in questo momento fondamentale. Abbiamo perso un po' il contatto con la realtà, facciamo anche fatica a capire che realtà ci aspetta. Abbiamo bisogno di strumenti che ci aiutano a trovare un dialogo con il contesto in cui ci troviamo. E poi vedo anche un'analogia, oserei dire. C'è chi descrisse il contesto in cui viveva Antonia Pozzi come il contesto milanese come una città destinale, dove non si sapeva esattamente come sarebbe andato, che destino ci sarebbe stato. Era il periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, il periodo del fascismo. No, ovviamente non siamo nel periodo del fascismo, è una situazione completamente diversa, però anche noi ci troviamo nella condizione di sentire che tutte le nostre città sono città destinali. Non sappiamo cosa succederà, ma sappiamo esattamente che cambierà, che è già cambiato qualcosa nel nostro destino. Ecco, e forse anche su noi giovani insegnanti questa cosa grava ancora di più, perché sappiamo che ci saranno dei grandi cambiamenti e bisogna capire se saremo pronti e quali soluzioni potremo mettere in atto, ecco. E prima si parlava delle soluzioni, del contesto, del territorio, anche il concetto di home life, cioè la scuola ha senso se ci dà degli strumenti che ci aiutano a prendere tutta la vita. E la poesia può essere uno strumento di apprendimento, di relazione che in un certo senso ci aiuta a crescere tutta la vita. Allora la sfida, la domanda che ci possiamo porre oggi è come la pratica della poesia e il rapporto con il territorio possono educare alla resilienza, che è la vera sfida del presente, cioè riuscire a non farci spezzare da questo presente veramente difficile.